Trasmettiamo il messaggio tenuto nella Chiesa Evangelica Fontanellato, le quattro personalità nel Nuovo Testamento, undicesima parte, oratore Andrea Belli. Buon ascolto. Quello che ho sentito stamattina, il virus dell'influenza gira un pochino, ma confidiamo nel Signore che passerà. Allora, vi invito ad aprire la scrittura nel capitolo 11 del libro della Genesi. Anzi, no, scusatemi, capitolo 13 del libro della Genesi. Stiamo parlando intorno a questo argomento, intorno al credente carnale, e come abbiamo visto per quanto concerne il falso credente, abbiamo preso come esempio Giuda Iscariota, per quanto riguarda il credente carnale abbiamo preso come esempio Lot. Con Giuda, quando abbiamo visto un pochino qualcosa della vita di Giuda, abbiamo esaurito tutto in un incontro. Per quanto riguarda Lot, ci sarà bisogno almeno di un altro incontro. Ma vediamo intanto un pochino il contesto del capitolo 13 di Genesi. Non leggiamo tutto il capitolo, ma soltanto i versetti da 1 a 13, che sono quelli che ci interessano stamattina. Abramo dunque risalì dall'Egitto con sua moglie, con tutto quello che possedeva, e con Lot, andando verso la regione meridionale. Abramo era molto ricco di bestiame, d'argento e d'oro, e continuò il suo viaggio dal meridione fino a Betel, al luogo dove da principio era stata la sua tenda fra Betel e Ai, al luogo dove era l'altare che egli aveva fatto prima, e lì Abramo invocò in nome del Signore. Ora Lot, che viaggiava con Abramo, aveva anch'egli pecore, buoi e tende. Il paese non era sufficiente perché essi potessero abitarvi insieme, poiché il loro bestiame era numeroso ed essi non potevano stare insieme. Scoppiò una lite fra i pastori del bestiame di Abramo e i pastori del bestiame di Lot. I cananei e i ferezei abitavano a quel tempo nel paese. Allora Abramo disse a Lot: «Ti prego, non ci sia discordia tra me e te, né tra i miei pastori e i tuoi pastori, perché siamo fratelli. Tutto il paese non sta forse davanti a te? Ti prego, separati da me. Se tu vai a sinistra, io andrò a destra, se tu vai a destra, io andrò a sinistra». Lot alzò gli occhi e vide l'intera pianura del Giordano. Prima che il Signore avesse distrutto Sodoma e Gomorra, essa era tutta irrigata fino a Soar, come il giardino del Signore, come il paese di Egitto. Lot scelse per sé tutta la pianura del Giordano e partì andando verso Oriente. Così si separarono l'uno dall'altro. Abramo si stabilì nel paese di Canaan, Lot abitò nelle città della pianura e andò piantando le sue tende fino a Sodoma. Gli abitanti di Sodoma erano perversi e grandi peccatori contro il Signore. Prima di dare uno sguardo a Lot, e già vi voglio anticipare che il versetto su cui noi focalizzeremo la nostra attenzione è il versetto 10, soprattutto i quattro verbi che noi abbiamo in questo versetto che riguardano Lot. Però prima di parlare di Lot dobbiamo dare uno sguardo ad Abramo. Abbiamo detto che già dalla volta scorsa che Abramo ricevette dal Signore un ordine ben preciso. Questo ordine consisteva nel lasciare tutta la sua casa, nel lasciare tutto il suo parentado, come noi leggiamo nel capitolo 12, per andare in un paese che a lui era sconosciuto, ma che il Signore conosceva, e da subito possiamo dire che Dio chiede ad Abramo di fidarsi ciecamente, di fidarsi in modo incondizionato di lui. Come abbiamo accennato, ovviamente Abramo doveva iniziare un percorso. Non possiamo pretendere, è vero, che l'Abramo che abbiamo qua è lo stesso Abramo di Genesi 22.
ci dovrà essere un percorso. Abramo aveva iniziato un percorso, però non dobbiamo ignorare il fatto che Abramo venne meno a quello che era l'ordine che il Signore gli aveva dato, ovvero ubbidì in modo parziale. E noi leggiamo nella scrittura che ubbidire in modo parziale equivale a disubbidire. In realtà non si ubbidisce. L'ubbidienza che Dio chiede è al 100%. E Abramo, io credo che lo capì dal momento in cui si prese con sé proprio Lot. Lot era suo nipote, non era suo fratello, ma qui troviamo la parola fratello nel senso più largo, più vasto del termine, ma in realtà era figlio di suo fratello, veramente, del fratello di Abramo Lot. Evidentemente Abramo ebbe compassione di questo di Lot, non sappiamo quanti anni avesse, sicuramente era più giovane di Abramo, e se lo prese con sé. Però vedete, quando il Signore ci dà un ordine, ci dà un comando, il Signore vede sempre al di là dell'orizzonte. Noi ci fermiamo come se ci fosse una siepe, no? Non possiamo andare oltre la siepe, ma il Signore vede oltre. E se il Signore ci chiede di fare una cosa, egli sa i motivi per cui egli ci chiede quella determinata cosa. Allora, poteva sembrare umanamente triste che Abramo dovesse lasciare tutto, ovviamente in questo parentado il Signore non gli chiedeva di lasciare Sarai, cioè sua moglie. Abramo doveva prendere dietro sua moglie in quanto marito, in quanto responsabile di sua moglie, ma non doveva prendere altri. Doveva prendere solo sua moglie e i suoi beni e andare dove il Signore gli avrebbe mostrato. Nel frattempo, abbiamo accennato anche la volta scorsa come vengono fuori tutte le debolezze, le paure, gli spaventi di Abramo, che alla prima difficoltà, quando viene una carestia, il suo primo pensiero non è quello di fidarsi di Dio, ma quello di fidarsi del suo discernimento andando in Egitto. E in Egitto, per la prima volta, viene ripreso da un re pagano. Non esiste, vero? Io credo, una vergogna più grande per un credente di essere ripreso giustamente da dei pagani. Io credo che sia veramente qualcosa che ci dovrebbe mettere profondamente a disagio. E sicuramente questa fu una lezione che Abramo imparò per proseguire nel suo percorso con il Signore. Ma Abramo in questa circostanza veramente si comportò in modo veramente deplorevole, non soltanto perché mentì, dicendo che Sarai, sua moglie, in realtà era sua sorella. Anche se questo, da un certo punto, anche se questo era vero, ma non soltanto sua sorella, ma era anche sua moglie. Ed fu questa l'omissione grave che Abramo fece nei confronti del re d'Egitto, ma era anche disposto per salvare la sua vita anche a darla al re d'Egitto. Il Signore ferma il faraone, ma da lì a poco il faraone si sarebbe unito con la moglie di Abramo. Ma il responsabile primario, il responsabile più grande è certamente Abramo. Abramo imparò anche questa lezione, come ne imparò altre. E Abramo intanto sta crescendo nella conoscenza del Signore, sta crescendo anche per quanto riguarda la sua fede. Però nel capitolo 13, anche se non viene detto in modo esplicito, io credo che Abramo si renda conto del perché il Signore gli aveva detto di andare soltanto lui. Allora, Abramo era già una persona molto ricca, era una persona estremamente benestante, aveva bestiame, addirittura è scritto che il bestiame o i beni di Abramo e di Lot riempivano tutto il paese. Quindi immaginiamoci, vero, che ricchezze essi potevano avere. La ricchezza in che cosa consisteva a quei tempi? Nei capi di bestiame. Più capi di bestiame uno aveva, più era ricco. Anche le tende, beni materiali. Non si parla tanto di oro e argento, ma si parla proprio di beni di consumo e anche di animali. Portandosi dietro anche Lot, Abramo che cosa ha fatto? Ha in un certo qual modo poi provocato la situazione che si viene a creare qui in Genesi 13. Il Signore già lo sapeva. Ecco perché il Signore gli aveva detto: Abramo, vai soltanto te e la tua famiglia stretta, ovviamente, e non prenderti altri. Invece, prendendosi dietro Lot, ha provocato poi questa situazione che ad un certo punto poteva anche diventare molto pericolosa. Perché?
Se notate nel versetto 7 di Genesi 13 è scritto che i Cananei e i Ferezei abitavano a quel tempo nel paese. Allora chi erano i Cananei e i Ferezei? Erano proprio quelle popolazioni che il Signore poi dirà al popolo di Israele che dovevano scacciare da Canaan. Gli Ivvei, i Gebusei, gli Amorei, i Cananei, tutte queste popolazioni dovevano essere scacciate da Canaan, dovevano essere addirittura distrutte da Israele, in modo tale che Israele entrasse in possesso della terra promessa. Chi erano queste popolazioni? Erano popolazioni crudeli, violente, idolatre e potevano nuocere gravemente sia ad Abramo che a Lot. Cioè, non abbiamo semplicemente un'informazione qui, i Cananei e i Ferezei erano nel paese, ma il testo ci vuole anche dire che Abramo e Lot stavano correndo un grandissimo pericolo in quanto queste popolazioni non avevano scrupoli, ad esempio per depredare il bestiame, per rubare e anche per uccidere. Quindi il fatto che si creò questa situazione di disagio, di lite, di discordia, in un paese dove c'erano anche popolazioni nemiche, veramente poteva essere la situazione poteva degenerare molto gravemente. Ecco perché il testo biblico ci dice che sia Abramo che Lot avevano dei grandi beni, nel versetto 6 è scritto che il paese non era sufficiente perché essi potessero abitarvi insieme, poiché il loro bestiame era numeroso ed essi non potevano stare insieme. Erano talmente ricchi che in un certo qual modo potevano anche incutere una sorta di paura nelle altre popolazioni. Quindi, anche per uno spirito di difesa, attaccare queste due grandi famiglie, Abramo e Lot, che si stavano incamminando insieme. Però vi è un dettaglio positivo che noi abbiamo qui per quanto riguarda Abramo. Guardate, nel versetto 3 è scritto che egli andò a Betel. Egli continuò il suo viaggio per andare a Betel, questo bellissimo nome che ha come significato casa di Dio, al luogo dove era l'altare che egli aveva fatto prima, versetto 4, e lì Abramo invocò il nome del Signore. La crescita di Abramo era avviata, era avviata. Notate, il testo non dice che anche Lot invocò il nome del Signore. È una curiosità che mi è balzata all'occhio. Erano in due. Come mai il testo dice che Abramo invocò il nome del Signore e non Lot? E questo è già un punto di domanda a cui poi avremo una risposta. Già nel cuore di Abramo era nato il timore di Dio. Già Abramo iniziava a capire chi era il Signore. Ancora non lo conosceva completamente, come nemmeno noi conosciamo completamente il Signore. Il suo percorso era appena iniziato, ma già qui vediamo una differenza tra Abramo e Lot. Lot non è scritto che invocò il nome del Signore. Io credo che se Lot l'avesse fatto, il testo biblico l'avrebbe anche registrato. Abramo e Lot invocarono, invece no, Abramo invocò il nome del Signore. E poi scoppia questa grande lite. Da notare che questa lite non fu provocata da Abramo e da Lot. Ma il testo dice che fu provocata dai pastori di Abramo e di Lot, cioè dai loro sudditi, possiamo dire, dai loro servi, in quanto evidentemente uno era invidioso dell'altro, uno voleva essere più ricco dell'altro, uno voleva avere il suo padrone più prestigioso dell'altro. E sapete, l'uomo è insaziabile, eh? L'uomo è avido, l'uomo più cresce, più guadagna e più vorrebbe guadagnare. Questa è un po' la filosofia che aleggia anche nel sistema mondo. E si creò così una situazione che per Abramo e Lot divenne insostenibile. Ma anche qui abbiamo un secondo dettaglio importante. Chi è che prende in mano la situazione? Abramo. Non so, forse per Lot si poteva anche andare avanti così, non lo so. Ma era una situazione talmente pericolosa, visto che essi sapevano che c'erano i Cananei e i Ferezei che giravano, Abramo dice: non possiamo andare avanti così. Non possiamo andare avanti così. Fratelli e sorelle, noi dobbiamo renderci conto, qui si parla di separazione, e anche in altri casi si parla di separazione,
La separazione non è mai voluta e non è mai la prima soluzione, però talvolta è necessaria. È necessaria. Non abbiamo soltanto questo caso, abbiamo anche il caso ben più leggero, secondo il nostro punto di vista, di Paolo e Barnaba. Anch'essi si separarono per una motivazione che noi diremmo futile, non importante, non c'era motivo che questi due servi di Dio, parliamo non di neocredenti, ma parliamo di colonne della Chiesa, che si separarono. Semplicemente perché discutevano se portarsi dietro o no un altro loro collaboratore, Marco. Era tale il loro dissenso che Paolo e Barnaba si separarono. Hanno fatto bene, hanno fatto male, non sta a noi giudicare, ma due uomini che certamente non erano gli ultimi arrivati presero questa decisione unanimemente. Perché? Perché la loro discordia, se fosse stata alimentata, avrebbe provocato danni ancora peggiori. Allora, ad un certo punto loro hanno detto, si sono detti, non possiamo più andare avanti insieme. Tu vai di lì e io vado di là. Ma un qualcosa di molto importante è che l'amore tra questi due uomini di Dio non è mai scemato, non è mai diminuito. La stima, l'amore, che il rispetto reciproco, non è mai diminuito. Come Barnaba parlerà di Paolo e come Paolo parlerà di Barnaba. È qualcosa di molto molto importante. Anche per quanto riguarda Abramo e Lot, da questa separazione Abramo non ebbe dei sentimenti di astio, di rancore o di odio nei confronti di Lot. Anzi, questo se Dio vuole lo vedremo la prossima volta. Quando Lot viene catturato, qual è il pensiero fisso che ha Abramo? Di andare a salvare Lot. E non dice, vabbè, ha scelto male, che si arrangi. No? Lui si preoccupa di suo nipote. E anche lì, poi vedremo, i grandi pericoli a cui Abramo andrà incontro, i grandi rischi a cui Abramo andrà incontro per cercare di salvare suo nipote. Assolda 318 dei suoi servi. E pensate, un piccolo gruppo di soldati che sconfigge eserciti interi. E Lot, in quella particolare circostanza viene liberato. Però adesso andiamo a quello che è il versetto che ci interessa. Io ho dovuto portare il portatile perché ho la stampante rotta e allora ho dovuto portare il portatile perché ho segnato dei versetti. Allora, abbiamo detto che i versetti che ci interessano per quanto riguarda Lot, questa volta, sono i versetti 10 e 11. E vi prego, se avete una penna, di sottolineare quelle che sono le azioni o quelli che sono i verbi che vengono utilizzati nei confronti di Lot. Allora, adesso apro un attimo il portatile. Ed è qui no, dove noi abbiamo proprio la descrizione del credente carnale. Qui viene fuori tutta la carnalità di Lot, in modo direi veramente lampante. Allora, rileggiamo intanto questi due versetti. Lot alzò gli occhi e vide l'intera pianura del Giordano. Allora, intanto alzò gli occhi, poi vide l'intera pianura del Giordano. Prima che il Signore avesse distrutto Sodoma e Gomorra, essa era tutta irrigata fino a Soar, come il giardino del Signore, come il paese d'Egitto. Lot scelse per sé tutta la pianura del Giordano e partì andando verso Oriente. Abbiamo quattro verbi. Tutto parte dall'alzare gli occhi, fino ad arrivare a che cosa? Al compimento dell'azione. Ma c'è tutto un percorso, eh? Ed è lo stesso percorso che noi facciamo quando scegliamo di fare una determinata cosa. È la stessa identica cosa. Allora, guardiamo la prima azione. Abramo gli ha appena detto, è un grande privilegio che Abramo diede a Lot, perché teoricamente chi doveva scegliere era Abramo.
Era Abramo che doveva dire per la sua maggiore età: Lot, io scelgo di andare qui e tu vai di là. Invece dà a Lot questa possibilità. E che cosa è scritto? Lot alzò gli occhi. Allora, questo alzare gli occhi in sé per sé non ha una connotazione negativa, perché tutti noi, da un punto di vista spirituale ovviamente, alziamo i nostri occhi, ovvero valutiamo quello che è il da farsi nella nostra vita, quando dobbiamo prendere delle scelte, quando dobbiamo fare delle decisioni. Quindi in questo noi non abbiamo una connotazione negativa, il negativo ci sarà dopo. Però è importante tenere conto di quello che dice qui la scrittura. Infatti, una cosa che noi non dobbiamo mai dimenticarci, quello che avvenne in Eden. Allora, che cos'è che avvenne in Eden? In Genesi capitolo 3, versetti 4 e 5 è scritto che il serpente disse alla donna: No, non morirete affatto, ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete i vostri occhi si apriranno, sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male. Allora, noi dobbiamo tenere conto di questo, che dai nostri progenitori i nostri occhi sono stati aperti per quanto riguarda la conoscenza del bene e del male, ovvero sono stati corrotti. I miei occhi, e questo lo abbiamo visto in Romani 7, se governati dalla mia carne, c'è corruzione. Quindi i miei occhi spirituali, chi è che li governa? Li governa la mia carne o li governa lo Spirito Santo? Questa è già una domanda a cui è importante dare una risposta. Soprattutto il Signore ci dà il privilegio ogni giorno di farci vedere, sempre in senso spirituale, non fisico, quelle che sono le sue meraviglie e come Egli agisce nella nostra vita. Nello stesso modo il Signore ci dice: fate così anche voi. Un po' come quello che disse più volte il Signore Gesù parlando delle parabole, ad esempio la parabola del fariseo e del pubblicano. Alla fine dite: fate così anche voi. E io vi ho spiegato quella che è la lezione. Adesso fatela, adesso ubbidite. E più volte il Signore al popolo di Israele che cosa sottolinea? I tuoi occhi hanno visto quello che io ho fatto. Ad esempio in Deuteronomio 4:3: I vostri occhi videro ciò che il Signore fece nel caso di Baal Peor. Il Signore, il vostro Dio, distrusse in mezzo a voi tutti quelli che erano andati dietro a Baal Peor. Il Signore, nel mostrarci quelli che sono i miracoli che compie nella nostra vita, in altre parole ci dimostra, anche se non ne avrebbe bisogno di dimostrarcelo, ci dimostra che di lui noi possiamo veramente fidarci. Veramente fidarci. È quello che noi leggiamo anche quando il popolo di Israele è nel deserto per 40 anni. E quell'Israele che entrò nel deserto è lo stesso Israele che vide tutti i miracoli che Dio fece contro l'Egitto, ad esempio, le 10 piaghe. Come il Signore provvide all'acqua, alla carne, al mangiare, al bere, con la manna e via dicendo, il Signore ha fatto vedere chi era. Perciò era ingiustificabile, ad esempio, che quando Mosè manda 12 spie a spiare la terra di Canaan, 10 dicono: noi non potremo farcela. Era ingiustificabile. Perché se Dio avesse detto: se io non vi avessi fatto vedere nulla, potrei anche capire. Ma io vi ho fatto vedere chi sono. Ve l'ho fatto vedere. E ancora dubitate? E ancora dubitate? Il Signore ci fa vedere tutti i giorni chi è. Perché non si manifesta. Mediante il suo Santo Spirito Lui opera e vuole operare i miracoli nella nostra vita. Ecco perché il dubbio, la mancanza di fede è ingiustificabile. Perché Dio ci fa vedere chi è. Ed è questa una lezione che Dio ha proprio dato al suo popolo. Interessante, mi ha colpito una domanda, e una domanda che me la sono sentita proprio mia, rivolta a me, che Giobbe fa in una particolare circostanza. Nel capitolo 10, versetto 4, dice: Hai tu occhi di carne? Vedi tu come vede l'uomo?
Come sono i nostri occhi, fratelli e sorelle? Chi è il credente carnale? È il credente che vede come un uomo, ma non come un figlio di Dio. Anche se lo è, perché è credente. Ma vede secondo la sua razionalità. Cosa ha fatto Lot? Ha alzato gli occhi. Ma quegli occhi non erano governati dal Signore, erano governati dalla sua carne. Quando vide quella bella pianura irrigata, quando vide quello spazio fertile, verde, bello, per lui non c'erano dubbi. Io devo andare là. Io devo andare là. Pur sapendo chi abitava quei posti. Lot lo sapeva, non è che non lo sapeva. Infatti il testo biblico lo dice nel versetto 13 che gli abitanti di Sodoma erano perversi e grandi peccatori contro il Signore. Cioè la fama di Sodoma e Gomorra era conosciuta di come loro si comportavano. Nonostante questo, Lot è deciso ad andare là. Dobbiamo, fratelli e sorelle, veramente chiedere o fare nostra la preghiera che fa il salmista nel Salmo 119, quando dice: apri i miei occhi e contemplerò le meraviglie della tua legge. Se i nostri occhi non sono aperti dal Signore, sono chiusi. Sono chiusi. Ecco perché anche l'Apostolo Paolo agli Efesini dice che egli vi illumini i vostri occhi affinché sappiate le grandi, immense ricchezze che il Signore vi vuole donare. Apri i miei occhi, Signore. Io ho bisogno che i miei occhi siano governati da te. Quante cose noi vediamo con i nostri occhi? Cose che magari non vorremmo neanche vedere, ma che siamo costretti a vedere. Ebbene, tutto quello che il nostro cervello registra deve essere filtrato dallo Spirito Santo. Altrimenti, se rimane nel nostro cervello, può provocare, come in Lot, un desiderio sbagliato. E questo desiderio sbagliato porterà a una vita spirituale rovinata, come fu quella di Lot. Lot era un giusto, ci viene detto nel Nuovo Testamento. Dio lo vide come giusto. La sua salvezza non fu mai messa in discussione. E noi vedremo in che modo Lot dimostrerà di essere un credente. Ma la sua vita spirituale era rovinata a causa di una sola scelta. Quante scelte facciamo nella nostra vita? Ma anche una sola sbagliata può rovinarci completamente, può compromettere la nostra vita spirituale. Nel Salmo 131, un canto dei pellegrinaggi di Davide, dice: Signore, il mio cuore non è orgoglioso e i miei occhi non sono alteri, cioè superbi. Non aspiro a cose troppo grandi e troppo alte per me. Possiamo veramente dire che questo versetto si associa bene alla situazione di Abramo e di Lot. Abramo, per lui era importante che il Signore approvasse la sua scelta. Erano già ricchi. Lot era già ricco. Che motivo aveva di andare là? Non era un povero, non era un mendicante, non era un uomo bisognoso. Aveva tanti beni. E li impiegò come? Li impiegò per arricchire una città malvagia come Sodoma. Non aveva bisogno di arricchirsi, no. Ma la sua avidità, la sua voglia anche forse di stare bene rispetto ad Abramo, lo ha condizionato in modo tale da fare proprio questa scelta. Invece Davide ci insegna che i nostri occhi non devono essere superbi, non devono essere alteri, non devono aspirare a cose troppo grandi. Paolo ci dice che dobbiamo aspirare alle cose di lassù, ma non sono le cose troppo grandi che qui intende Davide. Davide ci vuole esortare a rimanere umili, come si suol dire, con i piedi piantati ben per terra, ma guardando a quelle che sono le cose eterne, che sono lassù nei cieli, e quelle cose che appartengono al Signore. La seconda azione che fa Lot, vide, alzò gli occhi e vide. Questo
questa bella pianura. Anche qua, che cosa, fratelli e sorelle, vogliamo vedere? Che poi alla fin fine le domande si riducono a queste, sapete? Cosa noi vogliamo vedere nella nostra vita? A che cosa noi aspiriamo? Sapete che cosa aspirava Mosè? Più di ogni altra cosa al mondo? In Esodo capitolo 33, versetto 18, abbiamo il desiderio massimo di Mosè. Un desiderio che, attenzione, non venne soddisfatto solo perché Dio amava Mosè. Ma è importante tenere conto di quella che era la massima ambizione di quest'uomo di Dio. Fammi vedere la tua gloria. È come se Mosè dicesse, quando tu mi avrai soddisfatto in questo, io non ho bisogno di altro. L'autore della lettera agli ebrei ci ricorda che per fede Mosè lasciò che cosa? Tutti i tesori d'Egitto. Lot vuole andare là dove c'è la ricchezza. Mosè che cosa fece? Poteva diventare, dicono gli archivi storici, forse il prossimo il faraone successivo, o comunque una persona di alto rango, di altissimo rango, come già lo era. Il figlio della figlia del faraone era nella corte reale del re d'Egitto. Ma lui lasciò tutte quelle cose perché stimò gli oltraggi di Cristo, ricchezza maggiore della gloria d'Egitto. Lot si comporta nel modo completamente opposto a Mosè perché non c'era la fede. Per fede Mosè fece quello. In Lot, sebbene credente, guardò alla sua soddisfazione personale. Il libro dell'Ecclesiaste ci ricorda, e sappiamo che questo libro mette un pochino a nudo quello che è l'essere umano, dice che ogni cosa è in travaglio, più di quanto l'uomo possa dire, l'occhio non si sazia mai di vedere e l'orecchio non è mai stanco di udire. Il nostro occhio non si stanca mai di vedere. Ecco perché è importante il filtro. Ecco perché, sia da un punto di vista visivo e sia da un punto di vista uditivo, perché anche le nostre orecchie immagazzinano tante cose, tanti suoni, tanti rumori di questo mondo che possono anche rattristarci. E dobbiamo filtrare le cose, perché vedete, Satana è pronto per colpirci, per cercare di fissare nella nostra mente qualcosa che noi abbiamo visto, qualcosa che noi abbiamo sentito e che può provocare in noi una sorta di desiderio sbagliato, per farci fare poi delle scelte sbagliate. Ma l'apostolo Paolo a Timoteo dirà quello che era, più volte Paolo lo ripete, quello che era uno dei più grandi desideri che aveva l'apostolo Paolo. Egli, parlando a Timoteo, dice: ma ora Timoteo è ritornato e ci ha recato buone notizie della vostra fede e del vostro amore, e ci ha detto che conservate sempre un buon ricordo di noi e desiderate vederci come desideriamo anche noi vedere voi. Qual è uno dei desideri di un credente? Chi è che vuole vedere il credente? Altri credenti. Con chi vuole stare il figliuolo di Dio? Con altri figliuoli di Dio. Non nel mondo. Lot non ha detto, poi non si sa se questo poteva essere fattibile, Abramo, zio, se noi fossimo in Lot, io voglio andare dove vuoi andare te. Poi cercheremo magari di risolvere la situazione che c'è, in qualche modo, ma io là non ci voglio andare. E non voglio che ci vai te. Se queste sono le scelte, io là non ci voglio andare. Lot non ragionò così. Lot colse la palla al balzo. Visto, caro zio, che tu mi dai la possibilità di scegliere, e allora io scelgo il meglio. Secondo lui, il meglio per Lot, secondo la sua razionalità, secondo il suo discernimento. E da notare un'altra cosa che mi ha colpito, che Abramo non fermò Lot. Avete notato? Pensiamo veramente che Abramo non sapesse chi c'era là? Lo sapeva, sì. Ma non abbiamo qui un intervento di Abramo dove dice: Lot, ma cosa stai facendo? Ma sei impazzito? Ma non ti rendi conto chi è che c'è là? Abramo lo lascia andare. Vi ricordate la parabola del figliuol prodigo? Vuoi andare? E allora vai.
sai però a quali conseguenze va incontro. E qui vediamo, fratelli e sorelle, non l'imperizia di Abramo o la superficialità di Abramo, ma vediamo la sua saggezza. Vedete, talvolta il Signore ci impartisce le lezioni migliori quando il nostro naso sbatte proprio contro il muro. E Lot imparò la lezione più grande della sua vita quando venne strappato dalla morte. Lo vedremo questo, quando gli angeli vanno a Sodoma e strappano Lot dalla morte. Purtroppo sua moglie morì per la sua negligenza spirituale. Abbiamo una terza azione di Lot, ovvero scelse. Alzò gli occhi, vide, scelse. Qui abbiamo la scelta. Una scelta che condizionerà tutta la vita di Lot. Quando Giosuè era arrivato al termine ormai del suo servizio, abbiamo delle parole meravigliose, forse sono le parole più famose che abbiamo nel libro di Giosuè, dove Giosuè mette alle strette il popolo di Israele. E a un certo punto dice: "Dunque temete il Signore e servitelo con integrità e fedeltà. Togliete via gli dèi ai quali i vostri padri servirono di là dal fiume in Egitto e servite il Signore. E se vi sembra sbagliato servire il Signore, scegliete oggi chi volete servire. O gli dèi che i vostri padri servirono di là dal fiume, o gli dèi degli Amorei, nel paese dei quali abitate, quanto a me e alla casa mia, serviremo il Signore." Pensate, un uomo che oramai era arrivato alla fine, era arrivato alla fine, Giosuè morì all'età di 110 anni, eppure lui continuava a desiderare di servire Dio. Qualcosa di straordinario. Ma che cosa dice Giosuè? "Se vi sembra sbagliato servire il Signore." Fratelli e sorelle, non ci sono tre strade. Se noi scegliamo di non servire il Signore, ma di servire qualcun altro, è perché ci sembra sbagliato servire Dio. Non c'è un'altra spiegazione. Servire Dio non mi soddisfa. Seguire il Signore non mi soddisfa. Io voglio fare secondo i desideri del mio cuore. Questa è la vera motivazione, non ce ne sono altre. Non ce ne sono altre. E Giosuè lo dice chiaramente a Israele: se ti sembra sbagliato, Israele, di servire il Signore, allora scegli. Allora scegli. Ma non possiamo campare delle giustificazioni che non stanno, come si suol dire, né in cielo né in terra. Lot, in questo caso, scelse di non servire Dio, ma di servire se stesso. Di servire la propria carnalità, di servire la propria soddisfazione personale. Nel Salmo 25 è scritto: "Chi è l'uomo che teme il Signore? Dio gli insegnerà la via che deve scegliere." Oh, quanto è bello, fratelli e sorelle! Quando noi dobbiamo scegliere per Dio, ci pensa Lui a indicarci la via. È il Signore che ci dice: "Vai lì! Vai lì, questa è la strada che devi percorrere, è la strada che devi prendere per servirmi." Ci pensa il Signore a indicarcelo, lo dice Davide, ma bisogna essere timorati di Dio per farlo. L'uomo che teme il Signore, la donna che teme il Signore, Dio gli indicherà la via da scegliere. Se non c'è il timore di Dio, fratelli e sorelle, Dio non ci indicherà niente, ci lascerà a noi stessi. Egli vuole vedere nel nostro cuore il timore di Dio. Il timore verso di lui, l'amore appassionato per lui. E allora ci penserà il Signore a dire: "Sei nel dubbio? Ti indico io la via, vai lì, vai lì." Dio guidò per Abramo la situazione che si era creata in Genesi 13, scegliendo, sembra strano, proprio Lot. "Abramo, il tuo posto non è là, il tuo posto è là, tu devi andare là." E Abramo segue quella strada. Chi è l'uomo che teme Dio? Dio gli insegnerà la via che deve scegliere. Prima si citava un passo messianico nei confronti del Signore Gesù, quando si legge appunto che lo Spirito del Signore riposa sul servo di Dio e via dicendo, un passo messianico. In un altro passo messianico, in Isaia 7, quindi si parla del Signore Gesù, è scritto: "Perciò il Signore stesso vi darà un segno.
Ecco, la giovane concepirà, partorirà un figlio e lo chiamerà Emanuele. Egli mangerà panna e miele finché sappia rigettare il male e scegliere il bene. Guardiamo la vita del Signore Gesù. Ha rigettato il male e le sue scelte andavano sempre per glorificare e onorare il Signore. Chi è che noi dobbiamo prendere come esempio? Proprio Lui. Imparare dalla vita, dal ministero, dalle azioni, dalle scelte che il Signore Gesù ha fatto. Egli rigettava il peccato, ma il peccato inquinò, corruppe la sua persona perfetta, perché scelse sempre il bene. Qual è il bene per l'uomo di Dio, per la donna di Dio? Glorificare il Signore. Lo dice Gesù in Giovanni 17. Io ti ho glorificato qui sulla terra. Ora tuo padre glorifica tuo figlio. Io ti ho glorificato. Io mai sono venuto meno ai tuoi ordini, ai tuoi comandi. Io ho onorato il tuo nome al 100%. Ora tu glorifica il figlio. Chi è che può dire della stessa gloria, non di una gloria diversa? Chi è che può dire queste cose se non colui che è anche Dio? Chi è che può, quale gloria può essere equiparata alla gloria del Signore? Ovviamente nessuna gloria. Quindi la capacità di scegliere bene ce la insegna proprio il Signore Gesù. E ce lo dice Isaia 700 anni prima che Cristo nascesse. Egli rigetterà il male e sceglierà il bene. E nel Salmo 119, vado verso la conclusione, versetto 30, dice il salmista: io ho scelto la via della fedeltà, ho posto i tuoi giudizi davanti ai miei occhi. Ecco la scelta del credente spirituale. Io ho scelto la via della fedeltà a te, ovviamente, pur con i costi e pur con i prezzi che dovrò pagare. Abbiamo detto tante volte, essere fedeli a Dio non vuol dire, non è semplice. Essere fedeli a Dio vuol dire pagare un prezzo. Pagare un prezzo che però è sempre inferiore alle tristi conseguenze alle quali andremmo incontro se noi scegliamo di servire noi stessi. Ma c'è un prezzo da pagare. E il salmista era determinato. Io ho scelto la via della fedeltà. In che modo? Come ha fatto a scegliere la via della fedeltà? Perché ho posto i tuoi giudizi, cioè la tua parola, davanti ai miei occhi. La parola di Dio è talmente intrisa nel nostro animo, nel nostro spirito, che non possiamo fare a meno di ubbidirla. Io ho un'espressione che ho usato in altre occasioni, la droga benefica. Ovviamente capite in che senso è parola droga, eh? Cioè non possiamo farne a meno. È talmente, fa parte talmente di noi che non possiamo fare a meno di ubbidire al Signore. Ho scelto la via della fedeltà. Io voglio essere fedele nonostante i prezzi, nonostante il costo che io dovrò pagare. Vedete, Abramo non cessò di peccare. Dal capitolo 13 fino ad arrivare al capitolo 22, Abramo mancherà ancora nella fede. Però non compromise la sua vita spirituale per la sua soddisfazione personale. Non la compromise. Anche se peccò ancora. Ma le sue cadute non rovinarono la sua vita spirituale. Anzi, il Signore gli diede sempre la forza di risollevarsi, fino ad arrivare al padre della fede, che noi abbiamo in Genesi 22, fino ad essere chiamato amico di Dio. Ma lui scelse di non compromettere la sua vita spirituale. Vedo se riesco a finire con la quarta azione che noi abbiamo nel versetto 11. Ovvero che Lot partì, ovvero l'azione concreta. Ha scelto e quindi ora agisce, partendo e andando là, verso Sodoma e Gomorra. Dice, è scritto nel libro di Geremia, capitolo 4 e versetto 18, una parola di giudizio che Dio rivolge a Giuda: il tuo procedere e le tue azioni ti hanno attirato queste cose. Questo è il frutto della tua malvagità, sì è amaro, sì è una cosa che ti penetra fino al cuore. Sono parole molto profonde. Il Signore che dice al popolo di Giuda: le tue scelte ti hanno provocato un dolore così forte e così grande che senti l'amarezza fin nel tuo intimo.
che senti l'amarezza fin nel tuo profondo. Il tutto non ti è capitato per caso, è il frutto delle tue azioni. Quindi il frutto delle tue scelte, il frutto delle tue convinzioni, il frutto dei tuoi desideri, che poi si realizza nell'azione concreta e nell'azione personale. L'Apostolo Giovanni ci esorta a badare a noi stessi, ecco perché è importante, vero, la perseveranza e la costanza, badare a noi stessi affinché non perdiamo il frutto delle opere compiute, ma riceviamo piena ricompensa. È importante questo passo, eh? Perché se noi ci deviamo e continuiamo nella deviazione, noi rischiamo di perdere quel frutto che ci siamo, tra virgolette anche qui, guadagnati attraverso il nostro servizio e la nostra obbedienza passata. Dio vuole costanza. Dio vuole perseveranza. E lo stiamo vedendo, che basta un momento di debolezza, basta un momento di superficialità spirituale, che veramente i danni che si pagano possono essere molto molto grandi. E allora, in conclusione, l'autore della lettera agli Ebrei al capitolo 10 dice: facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci all'amore e alle buone opere. Buone opere, non le cattive. Anche gli uomini oggi compiono le opere, vero? Opere che possono anche sembrare apparentemente belle, buone, ma le buone opere sono quelle che Dio ha preparato per noi. E sono quelle opere che sono volte a glorificare il nome di Dio. Allora, l'autore che cosa ci dice? Esortatevi vicendevolmente, incitatevi, spronatevi reciprocamente a servire Dio e a compiere quelle opere che lo glorificano e che lo onorano. Fratelli e sorelle, che sia così anche per noi. L'esempio di Lot che noi abbiamo non è superfluo, ma ci insegna a quello che noi non dobbiamo fare nella nostra vita spirituale. Quando alziamo i nostri occhi, filtriamo quello che vediamo, filtriamo quello che sentiamo, scegliamo il bene, ciò che Dio vuole veramente dalla nostra vita, e poi agiamo, partiamo, come fece Lot, ma partire dalla parte opposta, ovvero partire dove là il Signore ci vuole e compiere quelle opere che Dio vuole che noi compiamo. Che veramente sia così per noi. Amen. Grazie per il vostro ascolto. Se volete avere ulteriori informazioni potete scrivere all'indirizzo mail andrea20077@gmail.com oppure seguire il canale YouTube Andrea Belli 75. Che Dio vi benedica.